Sergio, puntualmente quando tu arrivi a Crotone io vengo a cercarti perché credo che la tua presenza in questa città è ben voluta da tutti, ma soprattutto perché tu non rinunci alla tua crotonesità. Beh, sì, è anche a quella settimana di mare che ti tempra e ti fa andare avanti. È irrinunciabile questo momento crotonese. E quindi niente, tutti gli anni tu sai dove trovarmi, infatti mi hai beccato anche stavolta. La fine di tutti i guai, dai. La fine di tutti i guai è un po' un'utopia, però riscopriamo l'amore e la bellezza, così finiscono tutti i guai. Tu hai visto il videoclip molto carino, questo in animazione, diretto dal mio amico Cosimo Damiano D'Amato, dove Sergio Cammaliere diventa un tassista in una Roma notturna incantata e nel mio taxi entrano grandi personaggi: Maria Callas, Pasolini, Fellini, Totò, Edoardo. È una bellissima idea. Quando parliamo della fine di tutti i guai, tu parli, hai parlato di amore e di bellezza, quindi i tuoi guai sono finiti. No, sono appena cominciati. No, è un'utopia, te l'ho detto, è un sogno, è una visione onirica, però anche beneaugurante. Parliamo dei tuoi concerti. Tu in Calabria ne fai tanti, c'è sempre un pubblico molto vasto perché la tua musica piace, non c'è niente da fare. Sei un personaggio importante della musica italiana. Beh sì, pian piano abbiamo costruito tassello dopo tassello, passo dopo passo, questo curriculum, Questa storia. questa storia. Poi se andiamo a scovare tra le mie piccole esperienze nel passato, proprio sono nato qui a Crotone e è qui che mi sono mosso per la prima volta. Non dimenticherò mai quando c'era la prima radio libera di Crotone, erano gli anni 70, metà anni 70, e tuo fratello Claudio mi disse: senti, vuoi fare un po' di pianoforte che lo mandiamo alla radio? E certo, dove lo registriamo? Andiamo, ti porto io. E mi portò nella presidenza dell'istituto magistrale dove c'era tuo padre e c'era un pianoforte a muro. E pensa che noi registrammo con un Revox a due piste a nastro queste canzoni napoletane, insomma degli evergreen, degli standard che io all'epoca già suonavo e fummo, credo, la prima radio che mandò il pianoforte nudo da solo in una trasmissione. Hai dei ricordi sempre molto belli di questa città e degli amici di sempre. Beh, assolutamente sì. Poi quest'anno è scomparso il mio grande maestro, il maestro Campagna, e va ricordato sempre perché lui è stato una vera e propria istituzione. Io ho iniziato con lui quando ero alle scuole elementari e poi, insomma, mi inserì in questo coro di 40 bambini dove io ho cominciato a suonare il mio primo strumento, che era una melodica soprano, uno strumentino su due ottave didattico. E da lì è iniziata proprio la mia avventura musicale.